siamo in presenza di Raffaele Barbara, che è un guerriero vero, di questa società che comunque non funziona come dovrebbe, perché non è fondata sui valori veri, quelli umani, ma è fondata sulla competizione, su tutto ciò che spinge l'uomo a essere solo individualista e non a essere solidale con gli altri esseri umani, che è la base della vita, secondo me, secondo noi, visto che siamo qua e condividiamo questo ideale di umanità, di vera umanità. Quello che ha fatto Raffaele era proprio quello di rendere umano il suo lavoro, cioè il lavoro di infermiere. Dopo il percorso di liberazione dalle restrizioni e di riumanizzazione delle cure avviato in tutta Italia e anche a Torino, adesso è tempo di un nuovo capitolo, una nuova fase, come un nuovo ciclo, ecco. C'è bisogno di ascoltare i disagi che ci sono nell'ambito della salute, che ricorrono spesso, proprio quello che abbiamo visto nell'ambito dei nostri presidi, abbiamo riscontrato l'esigenza di più che parlare, ma di prendere in carico, di ascoltare. E quindi per valorizzare una sede territoriale che c'è a Torino, quella di Via Alba, la sede dell'associazione Altro Orizzonte, quindi abbiamo pensato di aprire un centro di ascolto dove prendere in carico tutti i problemi, quindi dai tamponi alle mascherine, che sono solo gli ultimi ostacoli all'accesso alle cure, ma anche soprattutto le liste d'attesa infinite, quindi tutte le controversie con i sanitari di sistema. Quindi abbiamo bisogno, come dire, di un luogo, e oggi quindi si è insediato questo centro di ascolto. E siamo partiti dal rispondere a questo invito di partecipazione, cioè è bene che emergano all'interno della nostra comunità, emergano quelli che sono i talenti, le competenze, per fare in modo che si possano appunto dare delle risposte sempre più qualificate a quando il disastro sociale, come dire, sarà conclamato nella nostra vita. Dare vita a questo posto soprattutto, perché è veramente fondamentale un riferimento territoriale, fisico, e so già tutta Italia, e solo a Torino c'è un posto, una sede che ci accoglie, sempre disponibile, e quindi è veramente fondamentale uscire dalle Zoom, dalle Meet, dai gruppi Telegram, WhatsApp, quanti ne abbiamo tutti a decine, mamma mia! Ce l'avete tutti silenziati, immagino, o no? Appena, quindi, e questi gruppi che si moltiplicano, ormai facciamo le chat operative e si moltiplicano, due, quindi, ne abbiamo tutti a dire, non funzionano più, basta, abbiamo bisogno di vederci dal vivo di nuovo. E quindi un luogo come questo è importante tenerlo sempre in vita, e quindi eccomi qua. Allora, adesso è una nuova fase, appunto, in cui noi ci riorganizziamo, ristrutturiamo, come dire, le forze, le competenze che abbiamo a disposizione per essere incisivi, per determinare anche le scelte politiche locali, nazionali, quindi per esempio accompagnare le persone quando hanno bisogno, quindi capire che cosa abbiamo all'interno della nostra comunità che consente di fare questo. E quindi quello che abbiamo, come dire, presentato oggi è uno strumento che consente di rilevare le disponibilità di tempo, di risorse, di competenze, di talenti che appunto sono, che la nostra comunità, di cui è molto ricca. La strategia è quella di rispondere ai casi singoli, cioè ai problemi di ciascuno di noi. Noi siamo una comunità, e quindi una comunità vive dallo scambio tra ciò che si mette a disposizione di questa comunità e ciò che si prende. E quindi abbiamo bisogno appunto di ricostruire le relazioni di valore che ci sono tra le persone. E l'occasione per fare un po' il punto della situazione sul percorso che abbiamo fatto a Torino, capire un attimino, riprendere un po' le fila,
ma anche di, insomma, voltare un po' pagina, perché c'è questo posto disponibile, appunto. Mirella ha dato la disponibilità a insediare questo centro di ascolto, cioè è importante, si può usare questo posto appunto per ricevere, per ascoltare le persone. Ragazzi, io mi sono anche stufato di parlare, qua tutti parlano, straparlano e straparlano. L'atto rivoluzionario più grande sarebbe ascoltare, come dire. Questo l'abbiamo visto nei nostri presidi, quando le persone, ecco, venivano da noi e noi offriamo ascolto gratis, visto che qua si parla fior fior di quattrini per essere ascoltati da qualche terapeuta, noi invece offriamo ascolto e soluzioni. E quindi quello che facciamo fuori lo possiamo portare qua, esatto, quindi dar vita appunto a questo centro di ascolto. E ora siamo qui, oggi pomeriggio, adesso ci parliamo, diamo vita a questa bella assemblea. Dunque, abbiamo capito che solo la nostra azione è determinante nel risolvere i problemi a livello individuale, nel incidere nelle scelte politiche locali, nazionali e sovranazionali. Dal momento che appunto solo la nostra azione, l'azione di gruppi di cittadini che condividono una strategia comune, allora adesso abbiamo pensato di innalzare il livello dell'organizzazione e quindi far emergere tutto quello che c'è all'interno della nostra comunità, quindi talenti, competenze, risorse, per mettere a disposizione appunto della nostra stessa comunità, per realizzare uno scambio tra quello che si dà e quello che si prende, quindi per rispondere ai problemi che imperverseranno dal disastro sociale che quando sarà conclamato, quindi problemi dal punto di vista della salute, ma su qualsiasi altro problema che appunto potremo avere. Questa sede funge da vero e proprio pronto soccorso sociale e quindi qui è il triage, come dire, dove si ascolta la domanda, il problema, si prende in carico il problema e si trovano delle soluzioni all'interno della nostra comunità, appunto, che nel frattempo si consolida nelle relazioni di valore che la costituiscono. Sul campo della salute, dal momento che siamo nati, lì abbiamo un'esperienza consolidata che possiamo mettere a disposizione delle persone che hanno problemi nell'accesso al diritto alla salute, quindi partendo appunto da tamponi e mascherine, che come dicevo sono gli ultimi ostacoli all'accesso alle cure, fino alle liste d'attesa, alle controversie con i sanitari di sistema, quindi sicuramente sul campo della salute riusciamo a dare delle risposte. E dei mezzi come la possibilità di essere seguiti, accompagnati nel percorso di cura di una persona e soprattutto di diciamo, sostenere, difendere le scelte, i valori della diade paziente-parente quando queste per esempio contrastano con quelle della medicina di sistema, con la medicina convenzionale, controverse che appunto sono all'ordine del giorno, quindi noi offriamo questa possibilità su Torino ma in tutta Italia. I cittadini possono trovare risposte all'interno della sede di Via Alba al martedì dalle 17 alle 18 su appuntamento o comunque contattando la mail info@chiocciola-di-sana-robusta-costituzione.it. Noi ci siamo e quindi continuiamo così.